Per un attimo immaginai la scena dall'esterno. Una ragazza in pigiama azzurro accucciava in un vicolo buio e nebbioso davanti a un uomo con occhi di serpente. E quello spaventato era lui. Ciao a tutti esari, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Ok, la tentazione di girare tutto il video con il pigiama era tanta, ma non lo farò. Oggi sono vestita di nero perché sono nei panni di Veronica, la nostra protagonista. In particolare parliamo di uno dei primi romanzi di Luca Tarenzi, ovvero Le Due Lune. Io ho la versione cartacea uscita con Alcran Edizioni. Per prima cosa volevo dirvi che non era mia intenzione leggere questo romanzo, ma volevo leggere gli ultimi due libri usciti, ovvero L'ora dei dannati. Ma essendo che su internet ho letto che questo autore fa un sacco di rimandi ai libri precedenti, non volevo perdermi nulla e quindi ho iniziato a leggere i suoi romanzi dai primi che sono riuscita a trovare. In questo caso è il terzo libro, sono partita dal terzo libro perché il primo e il secondo sono praticamente irreperibili. Luca Tarenzi è un autore italiano laureato in storia delle religioni all'Università Cattolica di Milano. È stato un giornalista e un redattore e attualmente collabora con le case editrici come traduttore, editor e consulente. È un appassionato di occulto, cinema, telefilm e giochi di ruolo. Prosegue tuttora gli studi sulla storia delle religioni e ha tenuto numerose conferenze in Piemonte e Lombardia. La sua carriera da scrittore è iniziata nel 2006 con Pentar, Il patto degli dèi, e prosegue ad oggi con le ultime pubblicazioni, tra cui a ottobre di questo anno è uscito L'ora dei dannati, La montagna, il secondo volume. Le Due Lune credo che sia il primo romanzo urban fantasy ambientato a Milano. E per molte persone la parola urban fantasy accostato alle città italiane è un accostamento impensabile, perché secondo loro nel nostro quotidiano non può esserci anche il soprannaturale. Più che altro non lo ritengono credibile. Preferiscono immergersi in romanzi molto simili, ad esempio Shadowhunters, giusto per dire uno dei più famosi, perché semplicemente si svolgono in città molto più grandi, molto più lontane dal nostro quotidiano e quindi si pensa che lì tutto sia possibile e ci si immerge meglio. Ebbene, cari lettori che la pensate in questo modo, vi sfido a cambiare idea, perché questo romanzo è davvero un ottimo urban fantasy. Veronica, la nostra protagonista, ha 17 anni, si è trasferita da pochi mesi a Milano e non riesce assolutamente ad adattarsi. Leggendo questo romanzo sappiate che torneremo indietro nel tempo perché ci troviamo effettivamente nel 2009 e quindi ai tempi di Messenger, per chi se lo ricorda, tra l'altro citato nello stesso romanzo. Veronica è stata invitata a un diciottesimo di un suo compagno di classe o di una compagna di classe e durante questa festa succede qualcosa di cui lei non se lo ricorda, ma a scuola tutte le persone bisbigliano di questa cosa qui, tutto di sotterfugio, senza dirle effettivamente cosa sia successo. Il giorno seguente, comunque, si risveglia nel suo letto, non sapendo come ci fosse arrivata. E tra le altre cose si ritrova una ferita molto profonda sulla sua caviglia, una ferita che rassomiglia davvero a un morso. La prima metà del libro ammetto che resta un po' ostica, non perché non sia effettivamente bello il libro, ma perché resta molto lenta e succedono pochi fatti rilevanti, mentre dalla seconda metà in poi il ritmo cambia, diventa tutto più frenetico e si concentra maggiormente l'azione. E questo è uno dei motivi per cui ho dato 3 stelle invece che 4 su Goodreads. Oltre ai classici drammi adolescenziali di cui la nostra protagonista soffre ma non ha nessuno con cui parlarne, abbiamo anche una storia d'amore ben fatta. Ben fatta perché cresce e scende secondo la crescita di personaggi e quindi non è un classico insta-love o un classico libro in cui il romance si sostituisce alla trama. E poi abbiamo un mistero tutto da scoprire. Infatti il mistero non è che Veronica si stia trasformando in qualcosa, ma è il qualcosa il mistero stesso, quindi qual è la creatura in cui si sta trasformando? E tra l'altro il sottomistero, che diavolo è successo a questo maledetto diciottesimo?
Se volete leggerlo e non vi volete rovinare la sorpresa, tranquilli perché resterò sul vago. In realtà il libro ci dà tantissimi indizi dall'inizio. Per prima cosa il titolo stesso che cita la luna. Seconda cosa, i sensi che cambiano, una maggiore, diciamo, forza, la guarigione e una serie di altre cose. Ma il momento preciso in cui ho capito che cosa fosse al 100% mi sembra che è circa nel capitolo 7, se non erro, perché viene nominata una pianta in particolare, viene nominato l'aconito. E questo fiore, questa pianta, è conosciuta anche con un altro nome, che tra l'altro è il titolo del capitolo stesso. E quindi lì abbiamo la certezza materiale al 100%. Però ecco, è possibile capirlo anche da prima. Mi è piaciuta molto anche la varietà delle creature che l'autore ha voluto implementare nel romanzo. Quindi non avremo solo le classiche viste e riviste, e tra l'altro comunque anche se classiche le vedremo sotto un altro punto di vista, secondo diciamo il folklore nostro, il folklore italiano, ma ne avremo molte altre, quindi vedremo di più la figura dello stregone, vedremo le fate o meglio i fe, anche se in maniera marginale. Ed è per questo che inserisco anche questo libro nella playlist Fe e Fate. Ma avremo anche creature mitologiche tipo le strigi. E non è un accostamento in realtà che non c'entra nulla, perché ho trovato un articolo molto interessante che ne parla e ve lo lascio in descrizione. In conclusione, se sorvoliamo sul fattore lentezza, avremo un urban fantasy ben fatto, ma oltre che ben fatto ti trasporta proprio in un mondo simile al nostro, quotidiano al nostro, ma differente allo stesso tempo. Infatti ci sono molti luoghi che vengono citati che io pensavo fossero di pura invenzione, e invece ho scoperto che esistono davvero e sono proprio davanti agli occhi di tutti. E sembrano cose così assurde che dici, ma esistono davvero? Sì, esistono. E tra l'altro, dato che è ambientato a Milano, il 16 dicembre, se tutto va bene, mi recherò a Milano. E se riesco vorrei andare a vedere proprio questi luoghi. In caso vi farò un video a parte e lo metterò nella playlist di Girando l'Italia. Quindi non perdetevelo. Oltre ai luoghi citati, anche le storie che vengono nominate fanno parte della nostra tradizione. Infatti viene nominata la bestia di Cusago, che è, diciamo, realmente esistita, gli articoli che legge la protagonista riferiti al passato sono attualmente visionabili online, e vi lascio anche quelli in descrizione se volete leggerli. Tra l'altro, quando tempo fa ho fatto delle ricerche sui changeling, ho scoperto che oltre ai bambini rapiti dalle fate esistono un sacco di processi relativi a animali chiamati bestie o cose sovrannaturali che sembrano assurde ma esistono veramente. E quindi queste bestie venivano processate per aver ucciso bambini o uomini o donne, e venivano condannate a morte. Tra l'altro i processi, gli articoli possono essere facilmente reperibili anche online se volete controllare. E uno dei casi più famosi, tra l'altro, ce l'abbiamo avuto in Francia. Io adesso il francese non lo so pronunciare per niente e quindi ve lo dico com'è. La bestia del Gévaudan, non lo so. Comunque vi lascio anche questo in descrizione. Quindi, dopo aver letto questo libro, scommetto che non guarderete più allo stesso modo i vicoli delle vostre città o i palazzi delle vostre città. E quindi, se sono riuscita ad incuriosirvi, vi lascio il link in descrizione per l'acquisto, se lo trovo ancora acquistabile, e iniziamo con la parte spoiler tra 3, 2, 1... In realtà volevo concentrarmi su pochissime cose. La prima, il finale secondo me è stato un po' troppo accelerato, un po' troppo affrettato, e la seconda, le trappole, alcune trappole, erano veramente troppo evidenti. Ivan è stato il personaggio più sospetto dall'inizio alla fine, e infatti si è ritrovato per quello che è.
Adesso ne sappiamo che fa parte di una famiglia di cacciatori di mostri, ma prima che l'autore ci rivelasse questo dettaglio, io credevo fortemente fosse un vampiro e lo credevo perché diciamo che è stato sospetto dall'inizio alla fine. Dunque, lui si presenta in piscina proprio quando lei ha scoperto di essere diversa. E l'avvicina, oltre che l'avvicina, si interessa molto dell'allergia che ha sulla mano provocata dall'aconito, che lui stesso ha ammesso, anche perché non c'erano altri indiziati. Poi invece la invita proprio di giorno, quando il conte gli ha detto che i cacciatori potevano attaccarla. Ma che coincidenza! Cioè, quel posto c'aveva scritto trappola con la scritta neon e la freccia. Solo Veronica non l'ha vista, che era una trappola, o forse non l'ha voluta vedere, perché in fondo penso che voleva credere davvero che lui provasse qualcosa per lei in maniera sincera. In realtà il cliché del prima lo facevo perché dovevo, poi invece mi sono innamorato, non è stato così male, perché il conflitto si vedeva già prima della trappola, si vedeva dal giorno dell'appuntamento in cui c'è questo momento preciso in cui loro si baciano e lui sembra rendersi conto di quello che sta facendo e l'allontana subito. Come una specie di rimorso, diciamo, e va via subito con la macchina. Quindi da lì, diciamo che dei sospetti ce li avevo. Però comunque non mi è dispiaciuta tutto sommato la situazione. Quindi storia d'amore promossa anche dal punto di vista del suo compagno di classe, se non ricordo male Alex, forse. Quindi lui è il classico figo della scuola, il classico bel ragazzo, e il classico tipo popolare, però non ha una maturità tale da avere una relazione con lui. Infatti lei si è resa conto che a parte l'aspetto fisico non le interessava poi molto di lui, perché comunque restava troppo immaturo e ha preferito avere una relazione con un ragazzo più grande e quindi con più esperienze e chiudere i ponti con il compagno di classe. Quindi ho trovato questa scelta davvero matura, quindi non illudere l'altro e mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Infine volevo citare il conte Gorani, anche questo personaggio realmente esistito. Questo personaggio mi ha lasciata veramente piacevolmente stupita, perché lui ci dice dall'inizio che non dobbiamo fidarci di lui, ci dice dall'inizio una serie di verità che appunto dovrebbero farci venire dei sospetti, ma che in realtà ci avvicinano sempre di più. E quindi nel colpo di scena, quando si è rivelato un antagonista, perché voleva usare il lupo per i suoi scopi, a questo punto cioè, veramente l'ho trovato geniale, l'ho trovato veramente molto piacevole. Comunque questo finale non mi ha particolarmente appagata, perché semplicemente resta aperto, nel senso, è vero che tutte le trame si sono chiuse perché lei ha risolto il bullismo a scuola, ha risolto la cotta adolescenziale, ha risolto i problemi che aveva con la trasformazione del lupo, eccetera, eccetera. Con Ivan si è riappacificata e praticamente diciamo che tutti i suoi problemi se ne sono andati, ma qui la conclusione ci porta a un portone più grande, diciamo. Vi ricordate quando il conte ci ha detto che lui ha barattato per pegno l'ultimo istante della sua vita e quindi è diventato letteralmente immortale, ma legato alla città? Lei, facendo la stessa cosa con il lupo, quindi donandogli l'ultimo suo istante di vita, non è forse diventata idealmente come il conte? Dovrebbe essere anche lei una non morta? E anche lei è legata quindi alla città? O è libera di spostarsi ovunque voglia andare? Quindi questo secondo me potrebbe essere approfondito in un'altra storia, se ci sarà, diciamo, e mi piacerebbe leggerla. E lo stesso addirittura mi piacerebbe leggere di Regina, la ragazza rapita dalle fate,
perché penso che, a parte che leggerei qualsiasi cosa sulle fate, ma penso che la sua storia sia davvero interessante perché comunque ne viene da una famiglia povera, è stata rapita, è diventata una principessa e poi è tornata sulla terra con poteri differenti, cioè, e quindi vorrei capire com'è stata la sua storia, la crescita del suo personaggio, insomma, tutto quanto. Però c'è da valutare anche la questione del lupo, ovvero il lupo ci viene presentato come un qualcosa di incontrollabile, un qualcosa di caotico, però lei, grazie al conte, diciamo che lo teneva abbastanza sotto controllo e quindi io mi aspettavo che si liberasse del conte, ma che riuscisse a mantenere se stessa sotto controllo. Cosa che in realtà non ha fatto perché lei ha barattato quel suo ultimo istante di vita. Ma anche qui c'è da dire che non abbiamo sentito il lupo accettare. E quindi co come funziona anche questa cosa? Cioè, quindi il lupo potrebbe ritornare in lei? Non lo so, cioè voglio sapere assolutamente come continua, anche perché le soluzioni potrebbero essere mille. Quindi, continuando a leggere i romanzi di Luca Terenzi, spero di ritrovare questi personaggi o con romanzi propri o con citazioni ad essi che mi facciano capire come sia andata avanti la storia, perché comunque sono curiosa in merito. Quindi anche questo video finisce qui, vi lascio la playlist per vedere gli altri libri di cui ho parlato di fantasy italiani, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, lasciate commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Nella parte bonus volevo leggervi una cosa che ha detto Ivan che mi è piaciuta moltissimo, perché anche noi ci meritiamo un Ivan nella nostra vita. Questo genere di conversazione no, non è mai facile da iniziare. Io sono un disastro quando si tratta di capire cosa è socialmente appropriato, perciò mettiamola così. Non ti farò nessuna domanda, ma se tu hai voglia di parlare, sono qui ad ascoltarti e ci resterò fino a domattina, se necessario.